Il viaggio inizia, la cronaca, il costume e la società. Ieri oggi siamo al 13 di marzo. 13 marzo 1961, nasce a Firenze Carlo Natale Marino Conti, per tutti Carlo Conti, oggi tra i presentatori più famosi della TV. Lunga gavetta in radio e in TV, incrociando nel suo cammino i comici come Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Debutto con il programma Disco Ring e poi direttore artistico e conduttore del festival per 3 edizioni. Ciao. 13 marzo 1972. Al Pallalido di Milano si aprono i lavori del 13° congresso nazionale del PC, che ha come parola d'ordine la costruzione dell'unità operaia e popolare. In questo congresso Luigi Longo verrà eletto presidente del PC ed Enrico Berlinguer segretario generale. 13 marzo 1988, inaugurato il tunnel sottomarino più lungo al mondo, un collegamento stabile tra le due maggiori isole dell'arcipelago nipponico, Honshu e Hokkaido, separate da uno stretto tratto di mare. Il tunnel prese il nome di Seikan. All'inaugurazione, appunto il 13 marzo 88, venne certificato lo storico primato tunnel di 53,85 km, di cui 23 sotto il fondo marino. Fratelli e sorelle, buonasera. 13 marzo 2013, dopo il conclave, viene eletto Papa al quinto scrutinio il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, con il nome di Francesco. La fumata bianca arriva alle 19.06. Papa Francesco è il primo Papa proveniente dal continente americano. Appartiene ai Gesuiti ed è il primo pontefice proveniente appunto da questo ordine religioso. Di fratellanza, d'amore. Nasce oggi a Correggio, 13 marzo 1960, Luciano Riccardo Ligabue, noto con il solo cognome Ligabue. Il rocker è stato definito l'altra faccia del rock, di cui è stato protagonista per quasi un trentennio. Il suo primo singolo, Balliamo sul mondo, vinse il Festival Bar dei Giovani.